sai dirmi a chi importa della scossa che ha spaccato case e ossa e ha buttato tutto giù? In fondo, sai, non conta, ma nevica e non la finisce più. Del resto, tu già lo sai, che se nevica di nuovo, forse io no, non ti seguirò. No, non ce la farò. Se puoi, ritorna, ma nevica e nemmeno se lo vuoi. Del resto, tu riuscirai a raggiungermi di nuovo e dunque io no, non ti seguirò. No, non ti rivedrò. Ti invito in Abruzzo. Ti invito allo stesso. Il gran sasso l'hai visto. E i calanchi di atri d'inverno. E i trabocchi di vasto. Vuoi il formaggio, l'agnello? Nevica, Madonna mia, metto il cuore in avaria. Resto fermo e non vedo niente, solo le luci di un centro commerciale decadente. Ti invito allo stesso. Sei fuori, fa freddo, ma è bianco l'inferno. Nevica finché ti va. Noi qui fermi ad aspettare. E mi viene in mente adesso. Hanno promesso, ci vengono a salvare. Io vivo in Abruzzo, combatto, resisto. Il gran sasso l'hai visto tra le braccia di Cristo. Grazie. Eccoci, eccoci, siamo tornati sempre nella piazza principale di Colonnella, questo meraviglioso borgo, lo voglio ricordare, colpito dal sisma, ma che torna a vivere. E che vita che c'è questa sera. A fianco a me Isolina, alla mia sinistra, e Davide, moglie e marito. Una serata, prima a microfoni spenti, Davide, mi dicevi origini romane. Sì, però vivo qua in Abruzzo. Sul vino non c'è paragone. Assolutamente no, assolutamente no. Poi Colonnella e tutta la zona si presta particolarmente, culturalmente, soprattutto per il vino e tutto quello che c'è, insomma. Gossip, come vi siete conosciuti? Lavoravamo entrambi a Ancona in un periodo, 25 anni fa, e poi la vita. Conosciuta qua? Ci siamo conosciuti qua, esatto. Allora, tanti assaggi naturalmente, lui mi stava dicendo che ancora non iniziate. Ma il primo incontro o il primo brindisi? Cosa hai fatto assaggiare a Davide per conquistarlo? Hai scelto una cantina in particolare o un vino in particolare? Il vino di mio padre. Che sarebbe? Vino di mio padre, Montepulciano. Ah, proprio prodotto in casa? Prodotto in casa. Sì. E lui si è innamorato? Non lo so. E il papà che cosa ha detto? Naturalmente lui è intenditore, no? Nella produzione. Certo. Col vino che tipo di rapporto hai? Guarda, ho sempre bevuto vino perché mi piace bere vino piuttosto che birra o altro. È una cosa nettare della natura, lo definisco, dunque non c'è che di meglio. E come sono andato a casa sua la prima sera, come si dice da mia parte a Roma, mi ha dato una bella storta con questo Montepulciano, veramente. E l'hai dovuta sposare per forza, perché in quel mondo... Esatto, poi... esattamente, esatto. Mi ha preso per la gola più che altro. No, devo dire che qui poi, come ti ho detto prima,
vocazione proprio vitivinicola qui col culto del vino da sempre. Chiunque fa il vino in casa, chi più chi meno, fa sempre un vino eccellente. La sua tecnica e sa come trattare il prodotto. Esattamente, se andiamo sui professionisti abbiamo di tutto, di più, cantine a go-go, conosciute in tutto il mondo. Per un piccolo posto così, che venga esportata la cultura del vino in tutto il mondo, è un pregio e un lustro particolare, devo dire. Eh sì, e noi siamo qui naturalmente a divulgare il messaggio, a farlo passare ovunque, non solo in Abruzzo ma anche e soprattutto in Italia, e non solo, perché noi di Rete 8 naturalmente, tramite lo streaming, tramite il canale YouTube proprio della nostra emittente, vogliamo mandare questo tipo di segnale. Venite in Abruzzo, venite a Colonnella, perché si beve alla grande, si mangia anche bene e si creano col vino anche delle belle coppie, perché Isolina e Davide lo stanno qui a testimoniare. Non ci lasciate, rimanete sempre collegati. Una cosa, perdonami, si beve bene come hai detto, ma si beve sano soprattutto. Ecco, questo è un messaggio ancora più importante, si beve sano, e noi un goccino adesso lo andiamo a fare, perché la situazione ci invoglia parecchio.
Allora amici di Rete 8 ed amici soprattutto di Calici di Stelle Colonnella 2018, siamo con Gaspare Lepore, un nome che dice, un cognome che dice tutto, perché Lepore insomma ha fatto la storia del vino abruzzese e non solo. Che tipo di serata è e che tipo di vino possiamo assaggiare dell'omonima cantina? Beh, qui noi abbiamo portato una selezione di nostri vini, soprattutto due versioni della Passerina, che è un po' il nostro cavallo di battaglia. Nel 1992, quando l'abbiamo vinificata in purezza, eravamo gli unici in Abruzzo e quindi abbiamo aperto un mercato che poi è stato seguito da altri produttori e ne siamo molto contenti. Riguardo alla serata, Calici sotto le stelle a Colonnella è sempre una garanzia. Bella serata, bel paese, bella gente, bella cultura, bel mangiare e anche un buon bere, no? Io adesso le faccio una domanda, non voglio dire da profano, ma quasi. Spesso e volentieri, nel momento in cui vado a scegliere un vino di una cantina affermata, mi faccio invogliare dall'etichetta. Sotto l'aspetto commerciale, può fare questo la differenza oppure voi avete fatto una scelta diversa? Ma quando noi abbiamo iniziato abbiamo scelto di, invece di investire in pubblicità su riviste specializzate e quant'altro, ma investire nel packaging, quindi etichetta, vetro, cartone e quant'altro, e questo ci ha dato ragione perché poi alla fine la nostra bottiglia era ben visibile su uno scaffale, essendo alta e sottile, contrariamente alle classiche borgognotte. E quindi sicuramente oggi è sempre più fondamentale, perché prima si vede, poi si compra e poi si assaggia. Una domanda, non so se è scontata, però anche questa sottintende molta molta curiosità. L'annata migliore per Lepore qual è stata? Beh, ce ne sono diverse, siamo in commercio da un po' di anni, quindi ci sono state belle annate, 97, 98, 2001, 93, 95, insomma, delle belle annate ci sono. È chiaro che il vino è un prodotto naturale, tra virgolette, perché di naturale c'è solo l'acqua, nel momento che interviene l'uomo diciamo che la naturalezza va un po' a lasciarsi andare. Però è chiaro che la natura non tutti gli anni è così benevola a darci dell'ottimo vino. Dobbiamo poi essere bravi noi, ringraziando di Dio, il territorio di Colonnella è un territorio ricco sotto questo aspetto e riesce a dare degli ottimi prodotti. Allora Gaspare, gliela pongo in un altro modo. Gaspare, Lepore chiude una fornitura importante per una nazione importante, numericamente sotto l'aspetto economico c'è un fortissimo indotto. Quale bottiglia stappa? Con quale bottiglia brinda Gaspare Lepore? Gaspare Lepore sicuramente brinda con la riserva Luigi Lepore, perché per me è un legame affettivo enorme, porta il nome di mio padre, che purtroppo in questa sfida mi ha lasciato il 27 novembre del 1993, e quindi io devo tutto a lui, perché la sua filosofia poi l'ho portata avanti e mi ha dato ottimi risultati. Benissimo, anche un velo di malinconia, di affetto, di amore per chi ha tramandato questa bellissima tradizione, perché ci vuole tanta passione. Prima lo diceva proprio Gaspare Lepore, non è un prodotto naturale perché interviene l'uomo, ma se le mani dell'uomo lavorano con amore e passione, il prodotto che viene fuori è davvero di qualità. Grazie a Gaspare Lepore, buona serata. E buona serata anche a voi e a tutti, grazie. Thank you.
Eccoci tornati nella piazza principale di Colonnella per questo Calici di Stelle 2018. Adesso abbiamo cambiato un attimino parterre, abbiamo cambiato parterre perché ci troviamo sulla scalinata di questa meravigliosa piazza, di questa fantastica location, e sono con due amici, tra l'altro ho scoperto chiacchierandoci a microfoni spenti che sono amici di lunga data di Rete 8, Ilenia alla mia sinistra, Concetto alla mia destra, che stanno assaggiando questi meravigliosi calici. Perché siete venuti e se siete soddisfatti di questo arrivo a Colonnella e che vino stai assaggiando, Ilenia? Cominciamo dall'ultima domanda, è un cerasuolo. Sì, sono soddisfatta, facciamo domanda aperta. È la prima volta che vengo, quindi diciamo che sto facendo un tour enogastronomico qui a Colonnella. Attualmente questa è la seconda cantina e sì, pienamente soddisfatta. Quale cantina hai scelto per questo tuo secondo drink? Viaggi. È un nome che conosco, un prodotto che conosco già, quindi sono andata sul sicuro. Adesso vediamo, esploriamo le altre. È tutta la notte, anche perché dobbiamo attendere le stelle. Assolutamente sì, siamo venuti apposta, oltre che al vino. Benissimo, dall'altra parte Concetto, dal colore credo che sia lo stesso prodotto. Sì, è lo stesso prodotto. Prima abbiamo iniziato con un ottimo cerasuolo dell'azienda Franco Massetti, che è stata veramente una scoperta, perché comunque questa cantina non è abbastanza conosciuta ancora, però ha fatto un exploit molto valido. E quindi oltre ad assaggiare cantine già blasonate, come diceva Ilenia, è un'opportunità anche per conoscere nuovi imprenditori e cantine che magari non si conoscono perché fanno poca pubblicità, quindi, e questa è anche una vetrina dell'enogastronomia territoriale e dei nostri prodotti. Insomma, noi gli veniamo da Martinsicuro, ci teniamo al nostro territorio. Allora, spesso si dice che nella scelta del vino, soprattutto quando si fanno più assaggi, si parte dalla gradazione minore per poi salire. Voi avete utilizzato questa tecnica di scelta oppure vi siete fatti invogliare, non so, dal marchio piuttosto che appunto dalla zona di produzione? Io ad esempio sono molto attratto spesso e volentieri dal colore del vino e il cerasuolo lo preferisco. Tu, Ilenia, che scelta hai fatto? È un cerasuolo, anche questo. Sì, anche in questo caso sì, sono andata un po' dal marchio, attratta dal marchio perché andavo sul sicuro, però mi sono mantenuta anche con una gradazione bassa, perché comunque la notte è lunga, come detto prima, dobbiamo vedere le stelle e di conseguenza è meglio restare lucidi. Bisogna gestire un po' le forze. Sì. Tu, Concetto, invece? Uguale, stesso criterio, perché si inizia da un cerasuolo, che è un ottimo sostituto del bianco. E ovviamente tutti sanno che il cerasuolo è vinificato in bianco, ma è un rosso perché è un Montepulciano, quindi non è il classico rosato, beviamo un'uva rossa. Devo dire che con il passare del tempo, oltre naturalmente ai titolari delle cantine, anche gli avventori, anche i tanti curiosi di Colonnella 2018 stanno diventando dei grossi esperti e questo fa piacere non solo a noi, non solo a chi ci guarda, ma anche e soprattutto ai produttori, perché la qualità in questo modo viene certificata proprio dall'utente, da chi sfrutta il prodotto, da chi lo assaggia. E questa sera qui a Colonnella, Calici di Stelle 2018, di prodotti buoni ce ne sono tanti. Grazie ad Ilenia, grazie a Concetto, e allora fate un brindisi davanti alle nostre telecamere, io ho già dato. Ci vediamo dopo. Scorcio di Colonnella lungo la scalinata di questo meraviglioso paese, di questo fantastico borgo, e siamo con un artista che io conosco benissimo. Fare un'intervista a Paolo Foglia forse in questo momento risulterà difficile per la forte amicizia e per la tanta confidenza, però Paolo Foglia è qui da 3 giorni.
dal primo, quando con Abruzzo dal vivo abbiamo ascoltato quelle meravigliose note dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese, in questa due giorni di calici di stelle. E allora ti chiedo innanzitutto se sei stato bene e poi se ti viene in mente un'opera, un quadro da realizzare per la notte di San Lorenzo, per le lacrime di San Lorenzo. Vabbè, assolutamente sì, un quadro per la notte di San Lorenzo lo realizziamo senza problemi. Qui si sta non benissimo, di più, devo dire che ho scoperto questo posto, lo conoscevo, ma l'ho riscoperto ed è stato quasi come un filo che si era scollegato e sai, queste cose così. Devo dire che il posto è veramente affascinante, è pieno di energia positiva, mi trovo molto a mio agio. Sono molto felice che mi avete invitato a questa manifestazione. E sto vivendo un momento molto, molto bello, molto bello. E non so che altro dire. Ieri sera ho visto che tanti ragazzi, no, perché con l'annuncio sul palco che abbiamo fatto di venire a provare a dipingere, sì. Quel messaggio è passato. E tanti ragazzi si sono avvicinati al tuo cavalletto per tentare di disegnare qualcosa di importante. Ti sei emozionato anche tu, immagino. Ecco, adesso sta prendendo... Questa è quella che... Eccola qui, di Alice. Allora, non so se Umberto, eccolo qui, riesce ad inquadrarlo. Allora, Mattia ed Alice hanno realizzato quest'opera. Hanno sfruttato tutti i colori a disposizione, quindi... Ma io penso che dare la possibilità ai bambini di poter liberare la propria anima attraverso l'arte sia la manifestazione più bella dell'animo umano, dopo l'amore, forse questa è la cosa più adatta. È un gran bel messaggio. Quindi... E allora, Paolo naturalmente continuerà tutta la notte, sì, fino al... Non so, io queste lacrime di San Lorenzo le aspettiamo, perché ognuno di noi nell'animo, come dicevi tu, ha un desiderio da voler esprimere. Io la attendo anche perché il mio nome è Lorenzo e quindi con ansia attendo. Chi meglio di te? Assolutamente. Con ansia attendo questo momento. Io ringrazio Paolo perché davvero ha dato colore a questa serata e non solo a questa serata. Grazie Paolo e buon lavoro. Comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a snowstorm, you can get a little hit. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can get another shoes. Comes love, nothing can be done. Don't try hiding, cause there isn't any use. You start sliding when your heart turns out the juice. Comes a heyday, you can lose it in a day. Comes a through day, your dentist right away. Comes love, nothing can be done.
Adriano Lolli della Coma, la sommità di Colonnella per questa serata speciale di Calici di Stelle. Sotto ci sono i calici, qui su ci sono le stelle. Che cosa possiamo osservare? Beh, più delle stelle questa sera siamo fortunati, ci sono tre bellissimi pianeti, Marte, Saturno e Giove. È un evento raro che tre pianeti possono essere visti nello stesso momento. E quale caratteristica la serata appunto deve avere per avere la possibilità, la fortuna di osservare questi tre pianeti? Beh, non è proprio la serata, è il periodo dell'anno in cui tutti i pianeti si trovano più o meno allineati con la Terra. Quindi siamo fortunati per questo e molti hanno apprezzato di poter vedere il più fascinoso dei pianeti, Saturno. Questa sera naturalmente tanti curiosi, ci sono delle attrezzature naturalmente, posso definirle avveniristiche, particolari o c'è un altro termine per etichettarle? No, sono telescopi che sono abbastanza portatili, qui abbiamo un binocolo di grande diametro con montatura a forcella che ho realizzato il mese scorso per poter fare questa serata, e di là ho un bel telescopio per l'osservazione dei pianeti, che ci sono telescopi per le stelle, però siccome sapevo che c'erano dei pianeti questa sera da osservare ho scelto il telescopio per i pianeti. L'abbiamo detto prima, tanti curiosi, soprattutto i bambini, ma qual è la passione, qual è la molla che deve scattare per intraprendere questo, posso definirlo, mestiere? Beh, personalmente io a 10 anni cominciai con questa attività a guardare le stelle, mi affascinai tanto e da lì è nato un mestiere, ho cominciato a costruire dei telescopi perché allora non c'erano possibilità economiche e da lì diciamo sono fortunato di aver potuto fare diversi lavori ed essere conosciuto nel mondo, addirittura il mese scorso sono andato al Vaticano e ho fatto un lavoro di un traslatore ottico. Benissimo, allora noi ringraziamo Adriano Lolli perché lo abbiamo detto in apertura, Calici di Stelle, c'è il vino, c'è l'enogastronomia, tanti prodotti abruzzesi di qualità, ma soprattutto in questo periodo c'è la necessità, la voglia e il bisogno di esaudire un desiderio, e allora siamo in procinto del 10 di agosto, la notte di San Lorenzo, e Adriano Lolli con la sua attrezzatura ma soprattutto con la sua passione consente ai tanti visitatori di vedere questa sera i tre pianeti, ma domani sera sicuramente ci saranno tantissime stelle cadenti. Grazie Adriano. Grazie. Run.
me. Grazie. Sta per arrivare qui sul palco una forma d'arte diversa, particolare, interessante, che ha a che fare con la musica, con la visibilità, la visualità legata alla musica e soprattutto la storia di quello che vuol dire il suono attraverso il disco, il vinile, che adesso torna di moda, però ce lo racconta ancora meglio Teresa Mariano. Eccola qui, vieni, vieni al centro. Io ne approfitto prima dell'arrivo, perché sì, sono salito sopra dove c'è l'osservatorio. Alle stelle. Ed Adriano Lolli mi ha detto e mi ha fatto notare, vieni, che vieni, Teresa, è il periodo giusto, sono i giorni giusti per osservare in modo nitido Giove, Saturno e Marte. Allineati. Magari. Allineati perfettamente. Quindi se volete approfittare dopo questa parte musicale della strumentazione di Adriano Lolli e della Coma, dovete faticare un pochettino per arrivare alla sommità di Colonnella, però vale davvero la pena. Lo dicevano gli antichi, per aspera ad astra, con le difficoltà sì, arrivi da qualche parte, se no no. Arrivi. Allora, Teresa mi raccontava poco fa, e tu eri lì con noi, quindi hai ascoltato sicuramente anche tu, la bellezza della ricerca quando si parla di immagini legate alla musica, perché molti ragazzi oggi vivono di musica digitale, virtuale, un mondo liquido, bello, fruibile, tutto quello che vogliamo, un po' schiacciato nelle frequenze, dico io con le MP3, ma soprattutto non tangibile. È la bellezza del tatto, della grana musicale, dove la mettiamo? Allora, intanto io ho visto Marte, grazie a Anna 2 minuti fa, vi consiglio l'osservatorio. Grazie, veramente siamo contenti di essere qui. Se parliamo di ascolto e di musica, come tutte le arti, stiamo vivendo un momento difficile. Il posticcio, il costruito, più la forma che la sostanza, ci ha portati nel 2008, insieme all'autore Giovanni Josue, un nostro collaboratore da anni, a catalogare e creare un viaggio che voi vedrete, fatto solo di copertine proiettate, diciamo, degli LP, gli LP più importanti, quelli che hanno segnato la storia, non solo internazionali ma anche italiani, per portare i giovani a comprendere che all'epoca, ed è una cosa che sta accadendo di nuovo per fortuna, la storia è ciclica, all'epoca il lavoro dell'artista non era solo concepire il brano, ma fare un disco significava anche coinvolgere artisti per le copertine, per esempio. Le copertine che vedrete sono tutte opere d'arte. Se ricordiamo i Velvet Underground, la famosa banana è diventata un cult, no? E quindi per 52 minuti farete un viaggio tra tutte le copertine più belle della storia della musica italiana e internazionale, che vi porta a delle tematiche, quindi ascolterete anche dei midley musicali, degli accenni, e quindi è un viaggio, così come le stelle che ci fa fare il nostro Adriano. Calici di stelle a Colonnella è anche questo, l'arte che si infiltra letteralmente tra stradine, vicoli, mattoni, mattoncini, contamina tutto l'ambiente intorno, ed è una cosa bellissima, perché questa idea, questo progetto nasce nel 2008, dicevi, grazie al collettivo nazionale Rilancio Cultura Pachamama, che vuol dire terra madre. Già questa concezione è bellissima, perché è una terra che ci abbraccia tutti, e il suono fa parte della terra, il suono è la terra. Non solo il suono è la terra, ma persone che lavorano come voi in borghi che sono il nostro patrimonio e che continuano ad investire sacrifici, tempo, energie professionali e creative, dimostrano anche che esistono una serie di artisti che fanno parte del nostro collettivo nazionale, che sono pronti a venire, a partecipare, ad aderire, senza speculazione, quindi per contaminare e per far sì che non solo i giovani, ma anche noi ricordiamo magari dei momenti e riviviamo quella bellezza che non morirà mai, no? Perché questi sono non solo dischi, ma sono momenti di pezzi di storia, credo, di ognuno di noi. Ognuno ritroverà il suo album. Ah, è quello, l'avevo comprato, avevo solo 2 lire, però l'ho comprato. E magari va a ripescarlo in uno sgabuzzino, in uno scatolone, in cantina, e lo tiene di nuovo con sé, come dovrebbe essere.
Michele lo vedo già pronto, misteriosissimo, ma c'è. Ci tenevo a dire questo, che l'opera, al di là della concezione dell'artista, quindi sono tutti dischi fotografati fisicamente, ma in più abbiamo scelto di non adoperare, diciamo, un DJ professionale, non per screditare chi lo fa di mestiere, ma perché è un'opera particolare di un viaggio. Abbiamo pensato di poterlo incorniciare con un artista che non è un musicista e si è prestato, e colgo l'occasione per ringraziarlo, che è Michele Mariano, che arriva dall'arte contemporanea. Quindi lui si presta a questo. Michele questa sera, visto che ci sono tante cose in programma, inserirà solo un brano di cornice prima di far partire il viaggio. Normalmente lui fa la cornice appunto prima e dopo l'opera, però questa sera, con tutte le bellissime cose, complimenti al gruppo di prima, veramente di qualità, e quindi Michele vi metterà semplicemente una piccola parentesi prima di partire con The Sculpture. Intanto grazie a Teresa Mariano. Grazie mille, grazie di cuore. E siamo pronti per raccontare in diretta su Rete 8 con tutti voi e quelli che sono a casa. Prontissimi con Michele Mariano, The Sculpture. Io ho dimenticato di salutare, visto che siamo in diretta, chi sta lavorando a Chieti Scalu, nella nostra sede centrale, Andrea Di Fabio. Ciao Andrea, grazie di cuore, buon lavoro anche a te e grazie per quello che fai. Anche a te, felice chiusura con The Sculpture. Ciao. I've been driving around town with my head spinning around. Everywhere I look I see your 96 Jeep Cherokee. I hate the sun.
House in producing. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Is there life on Mars? He passed up on the staff. He spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend. I still don't know what I was waiting for. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strange. Changes. It's gonna have to be a different man. Ancora collegati dalla piazza di Colonnella, questa meravigliosa location che ospita Calici di Stelle 2018, siamo con un altro ospite, Luca Biagi dell'omonima cantina. Prima, parlando con il collega, o posso dire anche competitor, Gaspare Lepore, parlavamo di etichette, parlavamo della differenza che il marketing può fare anche in questo settore. Sotto questo aspetto il vostro marchio come si pone? Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per averci intervistato per questa bellissima serata. Allora, noi lavoriamo in questo modo. Fin da subito abbiamo impostato l'azienda sul discorso marketing aziendale, quindi una bella immagine, un bel marchio, almeno a detta di chi insomma consuma il nostro prodotto. Abbiamo riscosso parecchi consensi a tal proposito. E, è vero, presentarsi con un'etichetta d'immagine, d'impatto, ha insomma il fascino, il fascino diciamo iniziale, per poi continuare con il prodotto che insomma che deve concludere il banchetto, ecco. Quindi è importante lavorare con una bella etichetta, senza trascurare naturalmente il prodotto, che è fondamentale. Quello che c'è all'interno della bottiglia poi alla fine fa la differenza. L'immagine fa tanto, ma poi la qualità del contenuto è importantissima. Una domanda che ho fatto anche al suo collega e competitor, amici, ecco, perché questa è una cosa che volevo sì. Evidenziare, tanta amicizia, strette di mano, pacche sulle spalle,
perché questa serata serve soprattutto non a pubblicizzare il marchio, ma a portare avanti il territorio. Ecco, come vi muovete voi aziende del territorio, non solo questa sera in questi due giorni, ma anche nell'arco dei 12 mesi? Allora, questo è un argomento importantissimo, appunto. Noi facciamo parte di diversi consorzi, noi nello specifico il Consorzio delle Colline Teramane, che è questa proprio sottozona ben delimitata della provincia di Teramo. Naturalmente è nella nostra cultura un po' darci delle spinte subdole, no? Quindi davanti si cerca sempre di fare gruppo, però poi c'è sempre questa competizione che io forse reputo anche un po' frivola, perché in realtà non serve. Noi dobbiamo aggredire il mondo, non il nostro territorio, quindi l'unione fa la forza. Il consorzio nasce appunto per questo, per farci essere uniti e per farci essere competitivi nel mercato mondiale. È quello che noi serve, noi dobbiamo rappresentare il territorio, l'Abruzzo, nello specifico il Teramano, Colline Teramane di OCG, e qui dobbiamo lavorare, dobbiamo farci forza su questo punto qui. Con Gaspare c'è veramente un'amicizia sincera, anche perché siamo veramente confinanti, quindi scambi di cortesie, di lavoro, di attrezzature, di tutto quello che può essere, può servire a me e a lui, ed è questa è una cosa bellissima. Spero che si possa allargare anche a tutti gli altri, perché questo ci fa crescere. È una sinergia particolare. Una sinergia bellissima, ci serve veramente a farci crescere, anche perché uniti si sfonda il mercato mondiale. Adesso una domanda che ho fatto anche a lui e che faccio anche a te. Per brindare un evento importante, c'è una bottiglia particolare, un'annata particolare che Luca Biaggi preferisce rispetto alle altre? Allora, per me i vini sono un po' come i miei figli. Hai tanti, quindi? Beh, ne ho tanti. In particolare due vini li ho dedicati ai miei figli. Ho uno spumante metodo classico, quindi... Ogni prodotto lo abbiniamo a una stagionalità, abbiamo un metodo classico e un cuvée di varietà diverse, quindi pecorino, passerina e malvasia, e questo è dedicato a mia figlia, si chiama Martina Biaggi, ed è un prodottino particolare perché praticamente è una vendemmia 2014, 36 mesi sui lieviti, è uno chiamiamolo champagne d'Abruzzo se vogliamo, è un prodottino molto particolare. Per la stagione invernale noi proponiamo il nostro prodotto di punta, che è dedicato a mio figlio Matteo Biaggi, ed è una riserva di OCG 2009, prodotto che quest'anno ha ricevuto la gran medaglia d'oro al Mundus Vini, uno dei concorsi più importanti al mondo. Quindi essere premiati come miglior Montepulciano d'Abruzzo nel mondo a questo concorso per noi ci ha dato proprio il massimo riconoscimento, più di questo non potevamo, ecco. Grandissimo risultato, ovviamente. Allora, grazie a Luca Biaggi. Noi adesso, se Umberto Furia ce lo concede, spegniamo le telecamere, spegniamo i microfoni e andiamo ad assaggiare qualche goccio di vino Biaggi e Lepore, che ci hanno onorato della loro presenza in questa serata. Calici di Stelle 2018 a Colonnella, tantissima gente, molti curiosi, ma devo essere sincero, tanta gente esperta, e vuol dire che questa manifestazione anno dopo anno sale di livello. Che si addormenti senza più pensare al pianto, che sogni un prato di velluto verde e bianco, noi due distesi tra le margherite in fiore, mangiando il cielo nel suo azzurro più crudele. Nel sogno il prato non sta su in collina, è disegnato su di un mare tutto blu, che porti al petto la rosa che le ho donato, che sia ancora bella come quando mi ha stregato, che le sorrida al mondo e la faccia danzare sulle sue lunghe gambe come su un altare, che non si perda più lungo il cammino e questa mia canzone le stia lì vicino. Sorrida il mio amore,
sorrida, sorrida ancora, sorrida e mi amo, sorrida, sorrida protegga il suo tatuaggio sul costato, con pochi tratti il gran sasso è disegnato, perché il suo specchio all'orizzonte ogni mattino, che lei non debba mai rincorrere nessuno, che sia decisa e fiera in tutto il suo incanto, come un ciliegio in fiore quando è primavera, che mi ricordi ora che s'accende la luna, ora che il bene non lo dividiamo a cena, e se ha paura che una stella si avvicini e le racconti quella nostra bella storia, che questo amore non ci appartiene, è una canzone che il cielo vuol per sé. Sorrida il mio amore, sorrida, sorrida ancora, sorrida il mio amore, sorrida, sorrida ancora, sorrida il mio amore, sorrida, sorrida ancora, sorrida il mio amore, sorrida, sorrida ancora. Buonasera, io vi saluto dal ristorante Paco in compagnia del nostro chef Cosimo Torlo, uno chef veramente molto particolare, perché è uno chef non chef. Esatto. Spieghiamo il perché. Ma diciamo che la mia è una storia un po' singolare, nel senso che mi sono occupato di cibo e vino per un quarto di secolo praticamente, perciò ho visto in lungo e in largo la cucina italiana, un po' meno quella abruzzese, devo ammetterlo, una mia mancanza. E girando per l'Italia, insomma, ho conosciuto grandi chef, mi sono appassionato della cucina e insomma è stata proprio una full immersion culturale notevole, che mi ha portato poi qualche mese fa su una proposta del proprietario di questo locale, che è Patrizia Mancini, infatti Paco è l'acronimo di Patrizia Cosimo, ecco, così diamo anche una risposta ai molti curiosi che ce lo chiedono. Ma infatti stavo per chiederselo, come mai questo nome Paco, molto, un nome un po' esotico, no? Ci abbiamo pensato un po', poi ci è venuto in mente che era una bella sintesi di un incontro che ci ha visti, insomma, così trovarci insieme e poi buttarci in questa avventura. Che bello! Un elemento anche personale importante. Quindi possiamo dire un progetto di vita, perché poi alla fine la cucina è anche questo. La cucina è passione, amore, quindi quando si può condividere questo con l'altra metà è ben venga, insomma, siete fortunati. Assolutamente, grazie. E dunque niente, perciò ho fatto il giornalista per moltissimi anni, come detto prima, e poi negli ultimi tempi mi sono anche dato un po' delle consulenze di locali che volevano qualche consiglio sui piatti eccetera eccetera, ma ho sempre avuto la passione, perché è una passione antica di famiglia, perché io nasco, sono d'origine campana, sono cresciuto a Torino, ho lavorato moltissimi anni a Roma, diciamo che perciò anche la mia cucina, diciamo, ha un tratto più ampio. Quindi diciamo che c'è veramente una bella fusion tra la Campania, Roma, e poi sei approdato in Abruzzo, voglio dire l'Abruzzo, a Torino, c'è Torino di Piemonte, che c'è una cucina strepitosa, e infatti quindi nella nostra carta abbiamo un paio di piatti che risalgono, diciamo, a questa origine. Sì, è stata, diciamo, una sintesi, una cucina che è una sintesi della mia esperienza di vita, anche non solo professionale, perché come detto io nei fornelli ci sto da pochi mesi, però insomma c'è una storia dietro. Una domanda da abruzzese: ma ti piace la nostra terra?
Guarda, trovo che sia questa cerratella straordinaria. Mi piace assai, ha dei prodotti straordinari, infatti io praticamente tutti i prodotti che usiamo in cucina sono prodotti, non dico quella parola abusata di chilometro zero, ma solo di quest'area qui sostanzialmente. Il Colonnella, che tra l'altro è veramente Colonnella. Un gioiellino qui. È una regione, poi non conosco il resto, sono sincero, non voglio parlare di cose che non conosco, ma per quello che ho visto nella Val Vibrata potrebbe fare di più, da un punto di vista turistico. Vabbè. Potrebbe fare di più. E devo dire che questo in Abruzzo è un po' il tallone di Achille, cari istituzioni, cari abruzzesi, dobbiamo farci conoscere di più e noi ci teniamo a farlo, io lo faccio quotidianamente attraverso veramente l'enogastronomia abruzzese, ma anche attraverso la cucina. Assolutamente. E quindi, oggi la cucina italiana. Sì, infatti, perché la cucina italiana oggi è uno dei, diciamo così, dei prodotti più conosciuti al mondo. Sì. No? È un asset straordinario. Però chi ha vinto su questa sfida l'ha fatto facendo squadra, mettendo insieme le risorse, le intelligenze, le capacità individuali. Fare rete. Eccetera. Fare rete. Quello che trovo che manchi qui è un po' questo. Dopo quattro mesi che ci abito, insomma. Ecco, impeccabile. Credo che sia fondamentale, perché oggi poi tra l'altro la concorrenza mondiale è enorme, nel senso che oggi un turista può scegliere fior da fiore, rispetto a una volta può scegliere veramente, può anche solo attraversare l'Adriatico, andare in Croazia, andare in Albania, può andare dove vuole. Oggi devi assumere delle scelte che facciano sì che questo territorio dia quello che veramente può dare. E che sia valorizzato per quello valorizzato, che è, esatto, cioè è una meraviglia, esatto, io lo dico da abruzzese innamorata della sua attraendo, attraendo magari anche, diciamo, gente come me che, voglio dire, magari viene a dare un suo contributo assolutamente al territorio. Sì. Allora, torniamo al piatto però, perché tu ami cucinare, la cucina per te è una grandissima passione e questa sera ci realizzerai un piatto molto molto semplice. Sì, perché, sì, la cucina poi è semplicità, però la cucina fondamentalmente deve essere semplice, con prodotti, materie prime riconoscibili. Questo per me è sempre stato, questo mi hanno insegnato i grandi chef che ho conosciuto nella mia vita. Ne hai conosciuti diversi? Tanti, sì, tanti, veramente tanti. Dai, diccene qualcuno. Ho conosciuto Don Alfonso, che per me è stato veramente il faro, il primo grande chef che ho conosciuto 25 anni fa. Quando ho visto come faceva lui cucina, ho detto questa è la meraviglia, perché lui era in una zona, tra l'altro, parliamo della costiera amalfitana, ma 25 anni fa non era così la costiera amalfitana. Certo. Lui ha messo su un ristorante di prodotti tipici solo della costiera amalfitana, di un'area piccola, ma ha realizzato un capolavoro. Esatto. Ho conosciuto Marchesi, ho conosciuto Guerriero Marchesi, che era tutt'altro, diciamo, genere, però un genio. Sì, però un anche genio. Lui ha, fatto la ha sempre detto il piatto è semplicità. È vero. Io diffido dall'amuin, come dico appunto, d'origine campana. Aspetta, come si dice? Amuin, facim amuin. No? Allora anche in certi piatti. Facim amuin, no? Se tu fai amuin anche nel piatto, ci metti 4 o 5 cose, eccetera, magari con lo colori, li metti, però poi alla fine l'essenza, poche cose ma essenziali. Giuste, ma essenziale. Il piatto di questa sera che vi presento, che è nel nostro menù, è un piatto veramente semplice, nel senso che l'ispirazione me l'ha data proprio il territorio, per questo è, come dico io, è un territorio di mare e di terra, ed è, come dire, ha l'opportunità, la fortuna di poter scegliere tra prodotti che tra loro si possono anche mettere insieme. Nel caso specifico abbiamo le alici, pesce azzurro, patrimonio dell'Adriatico in particolare, è uno dei più grandi produttori di pesce azzurro del Mediterraneo, l'Adriatico. Un pesce povero, poco valorizzato, ma buonissimo. Che invece è buonissimo, tanto si bene. Si può realizzare molte, sì. Noi ce l'hanno portato i nostri amici pescatori di San Benedetto e di Martinsicuro, e l'abbiamo messo noi sotto sale con tutto il tempo necessario perché il procedimento avanzasse, eccetera, eccetera, e adesso ce l'abbiamo lì. Poi abbiamo il pecorino abruzzese, che ovviamente è un prodotto proprio che non famoso. Si tocca, è un prodotto pecorino famoso. E l'abbinamento, infatti, l'abbiamo chiamato spaghettoni, perché secondo me è la pasta che si presta meglio a questo tipo di incontro, spaghettoni con le alici di Martinsicuro, l'abbiamo chiamato anche perché in Abruzzo, mentre San Benedetto, come è noto, è dall'altra parte, allora per ragioni anche campanilistiche l'abbiamo tenuto di qua, con del pecorino stagionato, che invece è qui della Val Vibrata. Ecco, quindi Cosimo, per i nostri telespettatori che volessero ispirarsi al nostro piatto, quindi hanno bisogno di alici, pecorino, gli spaghettoni, poi ci abbiamo del cosa timo. Cosa sono queste erbette? Timo, questo cos'è? Prezzemolo, brava, e una cipolla. Adesso questo si è timo fresco, vero? Sì, timo fresco, sì, sì. Poi io dico sempre il timo fresco. Si fa una battuta adesso, mettendo insieme i tre elementi, si aggiunge dell'olio extravergine
sempre qui ovviamente del territorio. Noi ovviamente abbiamo questo anche di Conad, Sapori Dintorni, che è un prodotto veramente eccellente, un prodotto proprio abruzzese, ma io l'ho conosco, utilizzato diverse volte. La pasta, l'olio, questa, sì, questa è molto, molto buona, devo dire. Ma tutta la linea Sapori Dintorni che valorizza un po' le specialità tipiche regionali, che poi ha un po' questa mission, noi l'abbiamo detto anche in precedenza, l'Italia è una, insomma, è una nazione meravigliosa che ha tante regioni, tanto diverse fra loro, e ogni regione ha le sue caratteristiche, i suoi prodotti che la rendono praticamente unica. Ecco, Conad attraverso questa linea Sapori Dintorni fa proprio questo, valorizza le specialità tipiche ed regionali. Ed è importante perché arriva al grosso pubblico. E certo, questo ci offre una selezione e fa anche cultura in questo senso, perché magari noi riusciamo subito, immediatamente a collocare, ecco, vedete com'è proprio la confezione in questo caso, possiamo fare un esempio, filone, c'è la regione di riferimento, parliamo delle Marche, e quindi identifichiamo immediatamente che questo è un prodotto tipico marchigiano, quindi insomma, complimenti a Conad per questa cosa. Noi che facciamo? E allora questi sono i prodotti, adesso ci spostiamo in cucina e realizziamo il piatto. Perfetto. A tra poco. Andiamo in cucina. Oh, eccoci qui in cucina, quindi stiamo realizzando il nostro battuto. Sì, il nostro battuto. Quindi per cipolla, prima cosa facciamo cipolla, la cipolla. Sì, un po' di cipollino, cipolla, sì. Non è importante tagliarlo, va bene così già. A questo ci aggiungiamo. Le foglioline solo. Sì. Che profumo. Io non riesco ad immaginare cose come una cucina senza l'utilizzo delle erbe aromatiche. Ho realizzato fuori, purtroppo non ho tanto spazio, ma ci sono delle piantine, che dove ci coltiviamo. È una cosa perfetta. Anche perché qui l'aria è buona, insomma, sì, non è inquinata come da altri posti. Io vengo da Torino, vi posso garantire che queste cose qui non hanno... Non hanno lo stesso sapore. Beh, almeno per quello siamo fortunati. Questo fa assolutamente, questo non c'è ombra di dubbio. Non c'è ombra di dubbio. Quindi bisogna avere cura di prendere solo ed esclusivamente le foglioline. Le foglioline, sì, beh, poi se capita che rimane un frammento di rametto non succede nulla, insomma, ecco, però diciamo. Ok. Ad eccolo qui. Adesso ci aggiungiamo il nostro prezzemolo. Il prezzemolo, lo tagliuzziamo un attimo. Che poi non tutti sanno, ma il prezzemolo, la parte più profumata non è mica la foglia, è il gambo. Assolutamente, perché, sì. Infatti io sminuzzo anche il gambo, non assolutamente. Solo... Assolutamente, bravo Cosimo. Non solo, perché sennò i profumi non ci sono. Sì, è vero. Ma anche il sapore del gambo è intenso. Sì, 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 infatti. Però molti lo tolgono. Non ho mai capito la ragione, perché non lo sanno. Classico, il solito discorso che magari si dà più importanza all'occhio che non esatto, alla sostanza. Esatto. No? Voilà. Bene, quindi abbiamo la nostra padella. Quindi spostiamo, ti do una mano, il nostro battuto, che io sono abituata, io cucino con tanti chef abruzzesi. Beh, immagino, con il lavoro che fai, immagino che li conosci tutti. Li adoro tutti, mi fanno fare anche da assistente, io ho imparato tantissime olio. Cose. Extravergine. Voilà, perfetto. 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 Quindi ci spostiamo sui fuochi. Spostiamo sul fuoco. Quindi facciamo soffriggere. Facciamo soffriggere, non tantissimo, leggermente. Sì, ecco, sì. Nel frattempo noi abbiamo messo già la pasta a cuocere, perché ovviamente i tempi di cottura della pasta sono... Anche perché questo, ecco, dicevamo, è un piatto che si può realizzare veramente con pochissimo tempo. Per tempo di cottura della poi pasta si aggiunge... il piatto già è pronto, giusto? Esatto, poi ci aggiungiamo però, ecco, adesso dopo aver fatto andare un po' le... nostre alici. Quante ne mettiamo? Di solito ne metto 3 a porzione, a piatto. Però insomma, vado un po' occhio, non sto lì a sindacare. Voilà. Ma sì, abbondiamo che è sempre meglio. Esatto. Che non devono cuocere troppo. Infatti l'ho messo dopo il battuto per questa ragione. Adesso abbassiamo, facciamo un attimo decantare così e ci dedichiamo alla pasta. Così. Ah, praticamente possiamo dire che ci siamo quasi allora. Sì, basta. Io per antica abitudine faccio così. Bravissimo, è quello che faccio pure io a casa, sempre. Che non mi fido. Neanche io dei tempi di cottura, perché i tempi di cottura sono soggettivi. Sono stato abituato così e vado avanti così e mi trovo bene.
alla fine è una porzione di pasta, alla fine del servizio, però. Adesso facciamo andare. Li facciamo saltare ovviamente in tutto. Sì. In modo che tutti i sapori poi. Esatto, poi l'amido della pasta, certo, fa fare quella cremina. Esatto, fa fare la cremina. Che ci deve essere. Assolutamente. Che profumo, Cosimo, io poi adoro le alici, sai? Noi, sì. Insomma, questa sera ci siamo conosciuti per la prima volta. Hai indovinato le cose che a me piacciono, Anna. Beh, Giorda, sono contento, veramente. Sono contento. Adesso la poi cipolla, alla fine, io sono una fan della cipolla. Alla fine assaggio allora però. Ci mancherebbe che non assaggio. Che i nostri telespettatori lo sanno, io mangio tutto. La cipolla mi piace tantissimo, le alici non ne parliamo, e poi per me immaginare una cucina senza aglio e cipolla nelle giuste dosi. Nelle giuste dosi. Infatti non riesco mai a capire chi dice io non mangio la cipolla, io non mangio l'aglio. Però sono gusti che vanno assolutamente rispettati, certo. Però credo che quando arriva una richiesta da un cliente senza cipolla, senza aglio diventa un assolutamente. Problema. Però bisogna rispettarla. Certo, vabbè, voi io per esempio non uso aglio, perché l'aglio lo uso. Solo su alcuni piatti, ma poi conosci il nostro aglio rosso di Sulmona? Io ho sentito tanto parlare, ma devo provarlo. Vedrai, devo provarlo. Che se lo proverai inizierai ad usare l'aglio. E lo puoi utilizzare anche con la sua camicia bellissima rossa, che non devi togliere. Lo butti così in padella, dà un profumo di una delicatezza, è completamente diverso rispetto all'aglio tradizionale. Quindi ti tornerò a trovare e fare qualcosa con l'aglio rosso. Bene amici, siamo pronti per impiattare. Siamo al punto, come si dice, al punto focale della trasmissione. Il momento più bello, io lo dico sempre, quando si impiatta nasce qualcosa, no? Ed è un momento per me veramente emozionante, perché poi anche l'impiattamento ha il suo perché, cioè è importantissimo. Assolutamente. Fa la differenza. Facciamo ancora un po'. Quanto mi piacciono questi piatti. Che esaltano i profumi. Sì. Questa dimensione concava che hanno sono consentono anche di fare la porzione giusta. Esatto. Che è importante. Ecco. Ecco qua, poi scusate. E può succedere anche allo chef, succede. Meno male che succede allo chef. Succede, ecco qua, recuperato. Voilà. Poi si fa così di solito. Cioè, bisogna fare così, io a casa faccio sempre così. Poi abbiamo il grattino e questo è il... Che bello! Una bella grattata. Che bello questo piatto, semplice ma di gran gusto. Già immagino il suo sapore, ecco, meraviglioso. Una bella grattata in modo che profumatissimo la pasta assorba. Poi alici e pecorino, insomma, due sapori belli decisi. Ecco qua. Ci siamo. Filo d'olio per chiudere il piatto. Voilà. Cosimo, io posso dirti solo questo, benvenuto in Abruzzo! Grazie! Noi ti accogliamo a braccia aperte, ecco qua, con questo piatto. Complimenti, un piatto semplice, esatto. Come abbiamo detto prima, ma che racchiude, diciamo, un pezzo di cultura che produttiva e gastronomica abruzzese. Hai studiato, è qualcosa che stai già... Di solito studio. È già diventata tua questa cosa. Complimenti, Cosimo. Eccolo qua. E grazie ai nostri telespettatori. Lo trovate da Paco Le Scale, siamo a Colonnella in Piazza Garibaldi. Bene. Mi sembra dopo ricordarlo. Bene. Grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e ovviamente io torno a dare la linea alla nostra Margherita Persanti, Rete 8 Tour Village. Grazie, adesso lei l'assaggia però. Come no. Sorpreso e vanto sfiora, non puoi essere chiuso, sfiora e va, non puoi fermare la voce sola, non puoi fermare se passione ha, e verde aria e
terra e umanità salverà. E imperativo e acqua e adesso è Ido pregherà. Postura libera natura, o che sia, libera sia. Postura libera natura, o che sia, libera sia. Pura parola, pura parola, pura, pura parola libera. Pura parola, pura parola, pura, pura parola. E razionare, fare rivoluzione, dare, fare ombra, rallentare, tempo da passare. Ti do, ti do, no, do, dai, do, ti do, no. E vento, amico, il vento soffiava, da solo va. E canto, amico, un canto servirà, racconterà. Non puoi sempre tanto sfiora, non puoi essere chiuso, sfiora e va. Non puoi fermare la voce sola, non puoi fermare se passione ha. Ed è reale, è terra, è umanità. Domenico Imperato. Parlando di gradinate, non di scalinate, ma di gradinate, io chiamo qui in scena Lorenzo Valeriani, che ha percorso in lungo e in largo per due giorni le scalinate. Eccomi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ti metto più a tuo agio. Benvenuto e buon onomastico, ovviamente. Grazie. Notte di San Lorenzo, grazie di cuore. Lacrime di San Lorenzo, ma noi questa non lacrimiamo. Sera, no, no, questa no, sera no, non piangiamo. Anzi, secondo me, tra un po' qualche risata scappa fuori. Direi di sì, perché la serata è la seconda, la finale del Calici di Stelle edizione 2018. Sono 24 compleanni, come ricordava poco fa l'assessore al turismo. Ma la gente è incuriosita.
vita, e ogni volta che si torna in borghi come questi si va a esplorare angolini che magari la volta precedente si erano trascurati perché magari non c'era tempo, perché c'erano i bambini che tiravano da una parte o dall'altra. Può capitare. Il bello di questi borghi è che sono a misura d'uomo, vanno bene per tutte le età, puoi passeggiare, puoi fermarti, puoi mangiare, puoi bere, puoi giocare, puoi assistere a un concerto o a uno spettacolo. Però magari ce lo può raccontare ancora meglio il primo cittadino di questa cittadina. Eh sì, quello che ci ospita a noi di Rete 8 Tour Village da 2 anni, lo invitiamo sul palco. Lo fai tu? Lo faccio io, il sindaco. Vai. Leandro Pollastrelli. Venga, venga, signor sindaco, la circonderemo con l'applauso del pubblico che è arrivato qui in Piazza del Popolo e che sta ancora arrivando al centro della ribalta. Eccolo qui, al centro del consiglio. Con i due assessori Maria Rita e Lorenzo, che voteranno sicuramente a favore per la prossima edizione, spero io. Ti stai sindaco. Allenando per le prossime tornate. Sì. Intanto benvenuto, come vede qui l'aria è piacevolissima, si sta molto bene, il pubblico è arrivato con calma come giusto in una serata d'estate e voi siete accoglienti dal mare, si viene verso la collina, si porta anche un golfino perché a una certa ora comincia a servire, in questa estate torrida siete stati una specie di isola piacevole. Ma guardi, io vengo dal mare, quindi mi sono portato il maglioncino, sto perfettamente bene a Colonnella. Quindi nei prossimi giorni faremo le sagre, qui si starà molto bene, quindi io invito tutti a venire qui dal 13 in poi per la sagra enogastronomica. Comunque abbiamo fatto veramente 2 o 3 giorni bellissimi a Colonnella, grazie a Rete 8, grazie a voi, siete stati veramente molto bravi, ci avete regalato delle belle serate, bellissime, devo dire irripetibili. Sono sempre più belle, chissà perché, no? Però ecco, quindi l'anno prossimo speriamo che sono più belle di quest'anno. No, veramente bene, io vi ringrazio, perché ringrazio molto Rete 8, tutti quanti voi, soprattutto Luciano Di Luigi, che è il deus ex machina di tutto. Lui silenzioso c'è, ma non c'è, e però sa tutto e fa tutto, provvede a tutto. Quindi ecco, molto bene, i nostri vini sono stati ben apprezzati, la nostra cucina, bella musica, devo dire tutto molto bene. Grazie a voi, grazie a tutti, veramente. Luciano è uno di quelli che spesso si dice che per realizzare degli ottimi lavori non ci mangi, no? Esatto. È uno di quelli che non ci mangia per realizzare gli ottimi lavori come quelli di questi 3 giorni. Una battuta, ma non tanto. Da amministratore ad amministratore, però, quanta fatica c'è e di quanto lavoro di squadra c'è bisogno per chiudere una 3 giorni fantastica? Ma guardi, lo staff c'è, io ho una bella squadra, devo dire degli ottimi collaboratori, ottimi amministratori e collaboratori. Il paese viene tutto coinvolto, le attività sono state coinvolte, per cui questo è un gioco di squadra che da qualche mese stiamo organizzando. E come tutte le cose ci vuole andare molto d'accordo, creare un po' quell'ottimismo e quelle condizioni in modo che tutti quanti collaborano, ognuno fa la sua parte. E il vino buono aiuta a vedere bene le stelle. Beh, noi abbiamo la fortuna di avere 4 cantine ottime, bellissime, fra cui la cantina sociale, che è l'unica cantina della provincia di Teramo, non ci scordiamo di questo, fa ormai cantina da 45 anni, quindi è una bella realtà del territorio, più le altre cantine private che devo dire si sono molto specializzate, fanno degli ottimi vini, sono premiati non solo in Italia ma anche all'estero, e questo ci dà veramente una spinta e molto onore per il nostro territorio. Perfetto, il messaggio più importante è questo, valorizzare la zona, valorizzare il prodotto, e io posso certificare in prima persona che il prodotto è ottimo. Io a fine serata certificherò sotto. Ulteriormente. Tu adesso dovevi gestire un palco così importante e l'acqua gassata andava più che bene, quindi poi a fine serata scenderei sotto. Ne riparliamo poi. Grazie al signor sindaco che ricordava come la 3 serate sia partita con un evento importantissimo, grazie anche ad ACS che ha visto ospite l'Orchestra Sinfonica Abruzzese per un concerto meraviglioso, insieme a una tavola rotonda, chiamiamola così, con i sindaci del cratere sismico, c'era il direttore, ciao Carmine, che ha presieduto questo momento così speciale, e poi le 2 serate di Calici di Stelle. Qui non abbiamo ancora finito perché si va avanti fino a notte fonda. Intanto lasciamo il sindaco a controllare tutto quello che c'è in giro, perché c'è un ospite che credo le sarà particolarmente gradito. Anzi, a tavola, mentre si scappava tra una cosa e l'altra, si parlava anche di una passione di un amico di tanti, è un congiunto tra l'altro, parliamo di Marco, che è scomparso un paio di anni fa e aveva una passione particolare per un artista. Beh sì, in effetti
Ci manca molto Marco in queste manifestazioni, ci manca tanto. Marco Piccioni, lo ricordiamo con un applauso se mi permettete, perché è stato anche un amministratore. E la passione, guarda, poi ha fatto chiudere il cerchio, la passione per un artista, per il sorriso, perché questa sera, senza che lui ne sapesse nulla, perché nemmeno noi sapevamo nulla di questo, questo artista è arrivato a Colonnella e tra poco caccherà questo palcoscenico, quindi un regalo ulteriore che possiamo fare. Grazie ancora signor sindaco. Grazie sindaco, grazie, grazie e buon lavoro per l'anno prossimo, e noi naturalmente se vuole saremo qui. L'artista che sta per entrare in scena è molto conosciuto, molto apprezzato, ma anche se qualcuno non lo avesse mai incontrato, impiegherà meno di un minuto a farsi conoscere. C'è un festival importante che lo vede direttore artistico e mattatore, un festival che si tiene nella parte più a sud del nostro Abruzzo, ma di questo magari parleremo più tardi insieme a lui. Io lo voglio chiamare perché lo vedo già pronto sul palcoscenico, non voglio anticipare niente altro su di lui. Tu sei pronto? Io sono pronto, anche perché ha fatto tardi visto il tempo che ha impiegato per sistemare il parrucco, lo posso dire? Io ci capisco qualcosa di queste cose. Lo chiamiamo insieme, no, insieme insieme. Signore, signori, Ivaldo Rulli! Questo è l'Abruzzo, l'Abruzzo è così, noi sempre, voi a Milano cantate, a Torino non so che cantate, a Milano mia bella Madonna, a Napoli sole mio, a Roma facevate largo che posso. In Abruzzo, cari amici, sapete cosa cantiamo? E vola, 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 e vola Lucardille. Pasqua, fagli vedere Lucardille, che so. Sapete cos'è il cardillo? Un uccello così, con la testa rossa. Seconda strofa, e vola, 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 e vola Lucardille. Gallenaccio, già l'uccello si è fatto più grosso. Terza strofa, vola, vola, vola lu, paone, l'uccello è più grosso che ci sta. In Abruzzo volano gli uccelli. La capitale dell'Abruzzo, Aquila, il rapace più grosso. Questa è l'Abruzzo, amico mio. Ma una delle peculiarità dell'Abruzzo sta nel fatto che noi, a differenza vostra che avete un modo di parlare più o meno autentico, simile in tutta la regione, noi ogni paese ha il suo linguaggio. Io sono di Lanciano, a Lanciano si parla il lanciano che è come l'arabo. Arabo. Se ci spostiamo di 6 chilometri c'è un paese che si chiama Castelfrentano, la patria del bocconotto, dove si canta, non si parla. Ci siete alla festa, tu ieri sera. Ci siete, magnato. A Lanciano, se uno ti manda in altro paese, dice, vaffanculo, cioè molto volgare. Castelfrentano, tu non gli fangù, te lo chiedono. Educato, capito? Il paese vicino, Frisa, per arrivare a Frisa le strade sono tutte piene di curve. La gente parla come le curve. Ah, sono io i tafroi. Vaffanculo, pure il cane. Vicino Chieti c'è un paese che si chiama Ripateatina. A Ripateatina si conta così: è una, doi, troi, quattro, cinque, soi, sette. Qua andiamo in America. What? Un vecchietto la mattina da Ripateatina va alla stazione di Chieti Scalo e chiede informazione al capostazione che era di Bologna. Scusate, comandante, a che binario arriva lo treno delle Troie? Perché, scusi, chi sta aspettando? Sto aspettando a mia moglie e le mie figlie. Cioè, immagini che idea si può fare uno. Ma il paese dove il linguaggio è perfetto, in Abruzzo, si chiama Vasto. A Vasto si parla cinese. Oggi voglio l'olio, a Vasto si dice uoi 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 uoi. Uoi uoi, oggi. Vuoi, voglio, vuoi, l'olio. I cinesi sono andati a Vasto in tournée, in giro, hanno conosciuto i vastesi, hanno sentito parlare i vastesi, cazzo, questi parlano come noi. Vuoi, 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 mette vuoi, 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 hanno aperto la onda. Per questo ha aperto la onda. Una signora a Vasto entra nel mercato del pesce, vede il pesce freschissimo, perché Vasto, città di mare, in italiano avrebbe dovuto dire, oh come fresco questo pesce, quando me lo mettete al chilo? La signora entra, guarda, si rivolge al pesce vendere che era di Ortona e dice, ah quando è bello questo pesce, quando me lo mette al chilo?
Lui l'ha guardato, subito signora. Questo è l'Abruzzo. Geograficamente si pone bene, perché l'Abruzzo è bagnata ad est dal mare Adriatico e a ovest, ditelo voi, eh? A est è bagnata dal mare Adriatico, a ovest è bagnata da? Dal Monte Pulciano. Se tu ti fai tutta la costa, è pieno di cantine, è un paese divino. Quindi, siete d'accordo con me? Ripartite subito stanotte? Quanto tempo state qua? 20 giorni. 20 giorni? Cioè avete l'asilo politico, avete chiesto? Sì, però c'è un sacco di turisti qua, eh? Tutti alcolisti, vero? No, no, bella, bella, bella. L'Abruzzo vive di... Avete mai visto le cartoline abruzzesi? A Scanno ci siete mai stati? Scanno è una città, un paesetto che sta vicino sul lago di Scanno. Si chiama Scanno perché è la forma di una sedia. Lo scannetto era la sedia dove venivano posti gli imputati al tribunale. E lo scanno è la sedia dove, capito, ricorda quello, ecco che si chiama Scanno. Comunque... Andate lì e vedete che c'è tutte fotografie di donne anziane, perché l'Abruzzo ha questo retaggio ancestrale delle persone anziane che è di una grande importanza culturale. Cioè le vecchie signore abruzzesi sono molto belle, sono molto particolari, sono tutte uguali. Le nonne, ma non le nonne diciamo attuali, perché le nonne, io pure sono un nonno, ma nonne di oggi sono nonne di una volta, no? Quelle belle, vestite di nero perché luttuose, perdevano i mariti alla guerra, no? Che cucinavano, facevano cose che oggi le donne, le nonne di mo vanno a ballare, no? Avete mai visto le nonne di oggi? Vanno a ballare, alle scuole di ballo, di gruppo. Le vedete sedute così col ventaglio. Ah, quanto è brutta questa musica. Appena si sente, alle falde del Kilimangiaro, paraponzi, ponzi, po', buttano il ventaglio, si rimettono la tendiera, poi sul cellulare, gli si alzano i tacchi, si leva la camicetta e vanno a ballare, tutto uguale. Tattatiri, tattatara, e ti guarda, come dirlo, lo sai fare? No, io sì, to. Tattatiri, cose da pazzi. Invece mia nonna no, mia nonna cucinava, faceva il sugo. La mattina si alzava presto, metteva il tegamino di terracotta, poi di pomodoro, olio, accendeva la fiamma piccola, 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 e sto sugo rimaneva fermo fino alle 11. Alle 11:10 cominciavano a uscire le prime bolle. Po', è vivo! Che bella! Questa è la nonna. E mi ricordo quando finiva il gas, sindaco, ti ricordi c'erano le bombole di gas una volta? Se finiva il gas la fiamma diventava rossa. E io dicevo, nonna, nonna, sto finendo il gas. E mia nonna mi rassicurava, non ti preoccupare, no, ma ci pensi, acchiappava la bomba, la girava, la agitava e tornava il gas blu. Miracolo. Nonna, nonna, finisce il gas, non ti preoccupare, tum, 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 gas blu. Sempre così faceva. Una bomba a casa mia è durata 12 anni. Era un metodo. E i suoi intercalari erano sempre questi, bravo, grazie a Dio, di che sia lo figlio, coro di sta mamma, la Madonna t'accompagna, e sono degli intercalari, uno particolare, bravo, qualsiasi cosa dicevi, dove andavi? Alla scuola, bravo, che t'ha imparata la maestra, ah, bravo, che ci si è fatta la cosa, te la sei rotta, bravo, sempre bravo. Oggi, i nonni di oggi, io sono nonno. Io ho vissuto questa esperienza in maniera traumatica. Sono rientrato a casa un giorno qualsiasi e trovo mia moglie e mia figlia. Così. Che è successo? Niente, mangia prima. Come mangia prima? Dimmi, che è successo? Tua figlia ti deve parlare. Come mia figlia? In quell'attimo era diventata solo mia figlia. Allora comincio un linguaggio tra mamma e figli, perché tra mamma e figli esiste un linguaggio particolare che noi padri non riusciamo a capire. Scusa, che è successo? Niente, mangia tu! E qua mia figlia alla fine cede. E a posto di prendersi la colpa a lei e di dirmi papà sono rimasto incinta, no, dà la colpa a me. Papà, dimmi, mo diventi nonno. Papà, che cazzo, che sono fatto? Sono da fatica. Però l'idea di avere questo pupo in braccio che ti cambia la vita è bellissimo. E là
si scandisce il momento della tua vita che cambia, perché se hai un figlio lo scegli tu, ti sposi lo scegli tu, qualunque cosa lo scegli tu, ma diventare nonno no, lo scelgono gli altri, lo subisci positivamente, ti piace e arriva sta creatura bellissima in casa e ti cambia tutto e tu capisci qual è il tuo ruolo, il ruolo del nonno. Quando lo capisci? Quando vedi tua moglie, la nonna, col bimbo in braccio, la bimba in braccio. Oh, quando me, fai il ruttino, fai il ruttino, fallo in faccia al nonno il ruttino, fai la pipì. A chi lo diamo la pipì? Dalla nonna la pipì, fa la cacca, io sono andato ruccesso dalla casa. Io sto seduto a pranzo, mangio, arriva mia moglie, mette la bimba a fianco, apre il pannolino, quanta cacca hai fatto? Stengo a mangiare. Che fate? Fa schifo, è la bambina. No, non mi fai, mettemela dentro la piatta. Il trauma più forte è che dopo che la bambina ha mangiato deve fare il ruttino. Guai se non fa il ruttino. Diventa tutto un affatto psicologico. Oddio, vedi tua moglie con la bambina in braccio che gli sbatte la schiena così. Tu no, tu fai il ruttino, fai il ruttino, fai. Tu no, tutta la gente che si può, ha fatto il ruttino, no, gente che telefona, ha fatto il ruttino. No, fammi sapere quando fai il ruttino. Sì. E la bambina, fa il ruttino. Sempre. Pure io quando ero piccolo, mio padre, boom, le botte. Una volta a 12 anni ho fatto un rutto, mio padre mi ha detto, guarda che sporca il giorno. Come sporca il giorno? Ma io fracassato la schiena per 5 anni. Per una volta che lo faccio io da solo. Insomma, alla fine esce sto ruttino, però non è un ruttino normale, è un colpo di fucile a palline per cinghiale, perché i bambini oggi mangiano la pastina, i vacche di pepe. Che le cazze di pastine che quando fa pah! I quadri. Tutti i vestiti, io tra i pantaloni ci va anche dei pepe, semi di melone, cioè tutte queste pastine qua, cose tremende. E torni a casa e trovi i giocattoli dei bambini di oggi, non sono quelli di una volta, no. Mo ci sta a giocare, si chiama Peppa Pig, vestiti Peppa Pig, calzette, magliette, penne, quaderni, biciclette, tutto Peppa Pig, un porcile, che poi tradotto letteralmente Peppa Pig significa Giuseppina la Troia, non è molto educativo. Ma il nonno si accorge di essere nonno quando? Quando la nonna lo tratta proprio da vecchio. Dai, vieni con me che ti porto a fare la spesa. Come porto a fare la spesa? Devo pagare, per questo mi porta. Mia moglie è capace, dovunque andiamo a fare la spesa, di prendere il carrello per me sempre lo stesso. Mi piglia il carrello, quello con la ruota poliomelitica che gira per cavoli suoi. Che tu per andare di là devi spingere di così, devi camminare. Mi dà il carrello, ci mette la sua borsa e dice, abbada la borsa, non ti muovere, e scompare. Se ne va a mezzo di prosciutto, salame, olato, detersivi, dentifrici, io sto come un crocino così. Non toccare niente che tu non lo capisci. Una volta ho preso uno yogurt con la fragola, mi piaceva, l'ho nascosto sotto. Mia moglie da lontana, oh! Chi ce l'ha messo quello? Non lo so, sono albanese, ce l'ha buttato. Quello si fa caltare sette, scade il 12 di agosto. E va bene, ma lo mangio prima? No, non è buono. Tu non capisci niente, tu la roba devi prendere fresca. E dove la prendo? La roba fresca non sta mai davanti, sta sempre dietro. Per esempio, vuoi faccio l'insalata riccia, piate la capilla della vecchiarella e la buttate dentro la cesta. Da riccia. Quando il carrello è pieno, adesso vai alla cassa a fare la fila che io mi vengo. Mi manca una cosa. Arrivo innanzi alla cassa, la signorina mi guarda con sto carrello pieno. Scusi, se deve scaricare il piazzale di fronte. No, devo pagare. Ah, è scoppiata la guerra in casa. E 20 minuti aspetta, 30 minuti aspetta e lei non viene. Sta a parlare con l'amica. Ciao, come stai? Bene? Ah, scusa, c'hai fretta? No, sta col marito scemo, il marito, ora quello là, quello scemo là, sta a fare la fisica, tranquillo. Una volta ho aspettato un'ora, alla fine ho telefonato. Ehi, chi è? Come chi è? Sono io. Che vuoi? Come che voglio? Dove stai? A casa. Se ne è tornato a casa. Poi dice, uno ammazza la moglie. Va bene, ci siamo amici? Come ti chiami tu?
Come? Io? No, no, io. Andrea? Andrea? Tutto nome normale, bravo Andrea. Ti piace il cabaret? Che fai nella vita, Andrea? Cerco lavoro. Progetti? Cerco lavoro. Cerca lavoro, capito? Quando uno Stato di diritto mortifica i propri vecchi e delude i propri figli, è uno Stato che ha finito. Amici, io vi saluto cordialmente, ringrazio lo staff di Rete 8 che mi ha voluto e un bacio davvero, siete un pubblico fantastico, davvero. Ma ditemi dove state domani che vi vengo a vedere. Grazie, buonanotte.